Allora, Angelo, mentre guardavamo le pagelle mi sono seduta accanto alla responsabile del calciocatania.com, il signor Alfio Lombardo. Buonasera. Buonasera. Volevo ringraziarvi dispiaciutissimo chiaramente per aver avuto quella morta nel cuore, chiaramente. No, vabbè, pensavo alla retrocessione, però vabbè, quello è un altro discorso. Quello purtroppo scherzo, siamo molto addolorati. E volevo ringraziarvi per averci qui ospiti come sito e nostri muraioli. E noi siamo, come dire, punti di riferimento per quanto riguarda i tifosi. Il nostro muro, praticamente, il sito, abbiamo una media di 1 milione di pagine lette al mese. E soprattutto, che è la cosa che ci gratifica di più, abbiamo accessi dei tifosi da tutto il mondo. Noi abbiamo, è la cosa che personalmente mi gratifica di più. Chiaramente lo spazio è aperto a tutti quelli che vogliono scrivere, invito chiunque volesse a casa a unirsi a noi, a farlo liberamente. E qui, fra altre cose, questa sera sono presenti varie anime delle muro. Posso chiederti subito una cosa, Vico? In questi 8 anni Serie A, no? Dopo l'esaltazione c'è stata una flessione, pensi che invece questo anno di Serie B, questo purgatorio che speriamo duri davvero pochissimo, possa invece ricompattare tante anime e farle remare tutto verso lo stesso obiettivo? Il tifo funziona al contrario, nel senso, quando le cose vanno bene il tifoso si allontana. Quando le cose vanno male, il tifoso tende a, come dire, a riappropriarsi di quella che è la sua tradizione, i suoi colori, la sua maglia. Quindi io, come ho visto questo anno, perché questo anno abbiamo avuto, come dire, un boom di accessi, proprio quando le cose vanno male. In questo caso noi, praticamente, persone sono presenti, sono varie anime del muro, perché chiaramente muro, i tifosi, ognuno abbiamo una nostra testa. Perché guai sono se non fosse, guai se non fosse così, ma chi no, ma infatti è importante spiegare una cosa, che il muro è fatto da tante anime, nel senso che all'interno del muro, per esempio, ci sono, che ne so, i commenti da parte dei palermitani, più che altro ci sono tante altre cose, sono tanti altri personaggi, sono tante persone che la pensano in maniera diversa, sono tante altre persone che, fra l'altro, secondo me, anche esagerano nel commentare. Qua abbiamo in questo momento degli esponenti del muro, degli utenti del muro, ma non abbiamo il muro. Sì, il muro è un'altra cosa. Cioè, il muro è un universo variegato nel vero senso della parola. Chiaro, ma è naturale. Mi sembra di poter dire. Assolutamente. Quindi volevo lasciare parola agli altri. Sì. Allora, chi si immola? Ecco. Chi va? Parlo con Davide. Allora, noi parliamo qua di muro come se fosse una cosa astratta, pazzesca. No, il muro è un punto di riferimento, è un luogo dove scrive il tifoso. Cioè, i muraioli siamo noi tifosi. Credo che sia qualcosa, perché a volte sembra qualcosa di astratto, tipo stiamo parlando qualcosa di... Una volta c'era la storia, non sei abbonato, ora ti sei abbonato, basta, ormai, oggi... Noi a prescindere già abbiamo l'abbonamento in tasca per il prossimo anno, bravi. Se qualcuno ha qualche dubbio... Chi col web ci fa le campagne elettorali e probabilmente vince le europee, figurarsi, voi ci avete pensato 10 anni prima, ma allora... Che idea vi siete fatti? La tua, la sua, la vostra, mi dite un po'. Di quest'anno? Di quest'anno e allora, quella per il futuro. Come vivete? Allora, per quanto riguarda quest'anno, se qualcuno ha rispetto della rabbia, allora ci può capire. Noi siamo incavolati neri per quello che è successo, per quello che è stato. L'abbiamo anche diverse volte denunciato che c'era qualcosa che noi non capivamo. Non capivamo la società, questa società ammirata da tantissimi, per tanti anni da tutti, è stata assente. I silenzi noi non li abbiamo capiti, non abbiamo capito determinati movimenti tipo la mancanza dell'attaccante. Ha ragione Cosentino quando ha detto sarebbe da idioti dire che gli errori non ce ne sono stati. Ce ne sono stati tantissimi e noi primi tifosi che abbiamo sempre comunque portato avanti il discorso della società, che abbiamo sempre con tanto orgoglio detto veramente che questa società era qualcosa di particolare, Davide, non l'abbiamo riconosciuta. Davide, il futuro un po' ci spaventa. Davide, c'è qualcosa che, e lo chiedo a tutti quanti voi, qualcosa che avreste voluto scrivere e non avete ancora scritto? Sul muro, guarda, è stato scritto di tutto. Sì. In tutte le lingue, in tutti i modi, il muro è proprio libero per questo qua. Grazie al moderatore, a volte molto... Molte cose offensive vengono tolte, ma è giusto sul muro viene scritto tutto. Noi siamo liberi di scrivere quello che vogliamo.
e la rabbia è stata quella che, questo sentimento è stato quello anche che... Anche troppo, evidente. Davide, anche sì, troppo. Anche troppo, è vero, anche troppo liberi, direttore, anche però troppo. Purtroppo siamo stati... Allora, se voi vedete la differenza fra i primi anni che noi eravamo sempre a rischio di retrocessione e quella di oggi, la differenza è totale, perché non abbiamo capito perché dall'ottavo posto si arriva in zona di retrocessione e scendiamo in Serie B e non capiamo il perché dell'assenza della società. A noi ci è mancato, lo posso dire tranquillamente, tanto noi sì, ci mettiamo sempre la faccia, ci è mancato il presidente che veniva a fine partita e ci diceva: ragazzi, non vi preoccupate, sono con voi, non vi preoccupate, sto facendo di tutto, non vi preoccupate. Ecco, mancava quella figura che ci diceva: state tranquilli, noi ci siamo. Posso chiedere tra di voi chi c'è un bastion contrario, uno che ha detto: ve l'avevo detto dall'inizio di questo campionato? Nessuno, no. Tra di voi qualcuno che ha detto: noi ci abbiamo visto bene fin da novembre, da poi novembre, quando non è arrivato l'attaccante, non c'è, perché non era costituito della società. Posso chiedervi, mi risponda chi vuole, io posso chiedervi se qualcuno, al di là di tutte le cose che si possono immaginare, ma si è fatto una ragione, cioè cos'è successo negli ultimi due mesi e cos'era successo prima? Qualcuno l'ha scritto, l'ha pensato, la ricetta che non è stata utilizzata da questo Catania qual era e quale poteva essere? Lo so, secondo me l'idea che mi sono fatta io è che quando ci sono le rivoluzioni poi alla fine... se le cose non sono fatte per bene e pianificate, si può anche incappare in una retrocessione. L'assenza di pianificazione, questo è stato uno è dei... Perché ci sono state tante novità, no? Si è andato via Gasparini, è andato via Salerno, che era il nostro direttore sportivo, grazie. È venuta questa figura nuova, Cosentino, e sicuramente non saranno neanche riusciti loro come società a riassettarsi in modo tale da continuare il progetto. Tra di voi avete mai litigato? Chiedo al signore con la barba. Sempre. Ma come? Sì, sempre. Tra di voi litigate, Francesco, Cetti, ce l'hai proprio al tuo fianco. Esatto. Litigare non proprio. No. Punti di vista un po' diversi. Sì. Perché ognuno di noi si è fatto una propria idea. Io la mia personale è che questa saponetta scivolosa è partita via dalle mani della società. Quindi è stata... cioè una sbandata alla testa coda al quale non si è saputo dare rimedio. Esattamente, almeno questo è il mio punto di vista. Mi sono reso conto che tanti piccoli particolari hanno creato purtroppo questo evento. E allora Cetti, abbiamo sentito, ci sono tante voci maschili, però mi sa che devo volare.